tutti e ben ritrovati su una nuova puntata di Informando. Oggi parleremo di testine termostatiche. Che cosa sono le testine termostatiche? Come vanno inserite nella valvola del termosifone? Perché le devo utilizzare? E soprattutto, le mie valvole supportano queste nuove valvole, queste nuove testine? Beh, tutto questo lo spiegheremo in questa puntata e alla fine di questo video sicuramente sarete in grado di capire se potete installarle da soli, se le vostre valvole supportano queste testine. Innanzitutto cominciamo a spiegare che cos'è una testina termostatica o una valvola termostatica. La valvola termostatica, allora, innanzitutto sono di varie marche, questa è della Giacomini, ora noi non facciamo pubblicità a nessuno, però solo per farvi capire le varie marche. Le valvole termostatiche sono dei veri e propri termostati, ok? Che cos'è il termostato? È quello strumento che stacca la caldaia, ok? Quando la temperatura all'interno della casa arriva alla temperatura di settaggio. In poche parole è uno strumento che serve ad accendere e spegnere la caldaia quando arriva alle temperature che noi desideriamo. Il classico termostato, come state vedendo in questa foto in sovraimpressione, il classico termostato che serve proprio a regolare le temperature. Ora, la valvola termostatica, come vedete, non ha fili, è un termostato, cioè staccherà il nostro termosifone, ma in maniera meccanica, senza elettricità. Ok? Come funziona? Io la immetterò in questa valvola esistente e regolerò le varie temperature. Vedete questi numeri? Dall'1 fino al 4, poi c'è anche questa stellina. Beh, tutti questi numeri hanno un significato e lo andiamo a vedere sulla scatolina. Come potete notare, qui troveremo la scala di valori, a cosa corrisponde. Ogni numero corrisponde alla scala di valore in gradi. Il numero 1 corrisponde a 10 gradi, il numero 2 a 15 gradi, il numero 3 a 20 gradi, il numero 4 a 25 gradi e la stellina in fondo corrisponde a 30 gradi. Ok? Quindi questo è il punto di riferimento. Se io lo metto a 3, come ora, la valvola termostatica mi chiuderà il radiatore quando arriverà a 20 gradi. Se io la metterò a 4, secondo la leggenda, mi si chiuderà quando arriverà a 25 gradi e così via. D'accordo? Questa è la testina termostatica. Come faccio a installarla? Innanzitutto la devo aprire tutta, tiro indietro. Per quanto riguarda la Giacomini, tira indietro questo supporto, dopodiché è pronta da inserire. Vedrete che è facilissimo. Questa qui è una valvola della Giacomini. Io apro tutta la valvola e poi la tiro in giù, ok? Facendo forza, si deve sganciare. Ok, come avete visto. Questa qui è la vecchia testina, ma questa qui non è termostatica. Ma come funzionano le valvole dei radiatori? Vedete a questo perno. Se questo perno io lo premo verso dentro, chiudo il radiatore. Se invece lo lascio andare, c'è una molla che lo fa ritornare indietro e mi apre la valvola. Vi faccio vedere bene con questa valvola nuova. Notate. Intanto togliamo questo covero. Notate all'interno. Notate cosa accade. In questo momento sto chiudendo la valvola, quindi sto premendo il perno, come vedete la chiusura va verso il fondo. Se invece lo svitiamo, notate come viene, viene verso la valvola, quindi si apre questa valvola, quindi lascia passare l'acqua. Se io ritorno indietro, la chiude, quindi non fa più passare acqua, quindi il radiatore non riceve più potenza dalla caldaia. D'accordo? Funziona proprio in questo modo. Ora, questa testina fa questa funzione, ma lo fa in maniera automatica. Come la mettiamo? Allora, abbiamo aperta tutta, la mettiamo in modo che questo indicatore mi viene dalla parte di sopra,
la inserisco, ok? Mi vengono a coincidere con queste due fessiture, ok? Questo lo mettiamo su, queste due fessiture mi devono corrispondere a quelle due alette, ok, già inserita. Adesso per renderla ferma devo chiudere la valvola. Notate come questo supporto va ad alloggiarsi al suo posto. Abbiamo installato la nostra valvola termostatica. Questo è come funziona una valvola termostatica della Giacomini. Adesso andiamo a vedere un'altra valvola, ed è questa. Questa qui è della Caleffi, è un altro marchio, ok? Non stiamo facendo pubblicità a nessuno, ma è solo per renderci conto. Poi ci sono diversi altri tipi di marchi e di valvole, però ecco, queste qui le racchiude quasi tutti, ok? Allora, come faccio a installare sulla Caleffi? Se io qui ho scritto Caleffi e nelle mie valvole c'è scritto Caleffi, allora è una valvola come questa. Anche questa ha il solito funzionamento di quell'altra. Se io chiudo, ok, vedo che il perno va in dentro, quindi mi chiude la valvola. Quando io apro, come vedete, si apre, ok, mi fa passare l'acqua. Questa qui della Caleffi non ha un gancio, non lo devo andare a forzare, perché sennò si rompe. La devo svitare, quindi quando arrivo a fine corsa continuerò a fare forza fino a svitarla, vedete? E dopodiché toglierò questo pezzo, ok? Anche qui andiamo a trovare il perno di cui vi parlavo prima, con la molla che lo fa ritornare indietro. Dentro la scatolina della Caleffi troviamo la sua valvola con tutti i vari supporti. Allora troveremo questo accessorio e la sua valvola, ok? Se noi vogliamo metterlo così, vedete che non ci sta, ok? Lo vogliamo mettere così, non ci sta, perché va messo questo supporto, ok? Andiamo a mettere qui, quando arriva a fine corsa, ok, vedete? E ora qui andremo ad avvitare la nostra valvola. Allora, questa qui la svitiamo tutta, come al solito lo portiamo a 5. La avvitiamo bene. Ok, adesso anche qui siamo pronti per utilizzare la nostra valvola. Anche qui abbiamo un indicatore, qui è un po' più, si vede un po' di più, con la freccettina. Anche qui il nostro indicatore, 2, 3, come vedete, 4, 3, 2, 1, e poi c'è la stellina e lo 0, d'accordo? Cosa indicano questi valori? Anche qui ogni numero corrisponde a un valore ben preciso. Andiamola a vedere sempre, questa volta invece dalla scatolina, la Caleffi ha messo questo fogliettino illustrativo, e qui possiamo vedere a cosa corrispondono, ok? Quindi lo 0 a 5 gradi, poi c'è la stellina della neve a 7 gradi, il numero 1 a 12 gradi, il numero 2 a 16 gradi, il numero 3 a 20 gradi, il numero 4 a 24 gradi, il numero 5 a 28 gradi, Quindi anche qui io andrò a posizionare la mia valvola termostatica alla temperatura che io desidero. Ok, perché usare le valvole termostatiche? Se io nel mio bagno ho già la temperatura che volevo raggiungere, è inutile che il termosifone continui a buttarmi calore. Allora io, chiudendo questo radiatore, faccio sì che nelle stanze più fredde arrivi ancora più potenza, ok? Quindi ottimizzo al massimo l'energia che utilizzo attraverso la mia caldaia, ok? E questo è il motivo.
Quali sono le valvole su cui non posso installare le valvole termostatiche? Io prima vi ho spiegato che questo tipo di valvole ha un perno, ok? Vi faccio rivedere. Smontiamo la nostra testina. Ok, ha questo perno che premendolo va in dentro, ok? Quindi fa questo movimento, ok? Va dentro o ritorna fuori con una molla. Le vecchie valvole invece non hanno un perno. Vi faccio vedere come sono fatte. Spettiamo questa vitina centrale, togliamo questo qui, vedete che non ha un perno ma ha una vite. Questo qui è una valvola a vite, quindi man mano che io vado girando si va avvitando, ok, o si svita, ok, viene fuori perché si avvita oppure si svita, ma non va dentro tipo come una molla, d'accordo? Su queste non posso installare le valvole termostatiche, le testine termostatiche, perché le testine non svitano e avvitano, ma premono, ok? Premono in dentro oppure rilasciano, ok, d'accordo? Ecco perché non posso utilizzare su queste valvole le testine termostatiche. E neanche su questa, se ho questo tipo di valvola che si avvita, ok, e si svita, che c'è proprio il perno all'interno che si avvita e si svita, beh, non posso neanche in questo caso andare a installare le mie testine termostatiche. Vedete come è fatto? Questo è proprio un perno che è fatto a vite, che si va avvitando e si chiude, d'accordo? Quindi da questo capiamo come è importante comprendere quale tipo di valvole abbiamo prima di fare l'acquisto. Ma allora, se ho questo tipo di valvole, come posso fare? Beh, sicuramente devo comprare questa valvola, sostituirla completamente, ok, sul mio termosifone, e poi andare a installare le testine termostatiche. Spero di avervi spiegato tutto sulle nostre testine termostatiche. Questo è tutto da Informando, alla prossima volta. Ciao ciao!